Sindaco Biondi, abbiamo visto già un assaggio di quello che sarà il centro storico nella nuova pavimentazione del primo tratto di corso. Adesso altri due cantieri importanti, questo qui in Piazza Duomo e quello in Corso Stretto. Insomma, cominciamo a vedere l'Aquila del futuro. Sì, cominciamo a vedere finalmente la ricostruzione che non è solo dei palazzi ma è anche degli spazi pubblici. Era indispensabile che dopo gli interventi ai sottoservizi che avevano richiesto la rimozione dei cubetti di porfido e poi l'asfalto, ed è giusto tornare ad una bellezza che valorizzi anche quella dei palazzi. Ci sono tante novità interessanti che riguardano anche le periferie, anche le frazioni, non ci stiamo concentrando solo sul centro, ma il centro, come in tutte le città, è il salotto dei luoghi. E quindi qui lavoriamo sull'intervento della piazza, c'è l'intervento del Corso Stretto, ci sarà Via Verdi, piazza del Teatro, ci sarà Piazza Palazzo con la riconsegna anche di Palazzo Margherita, ci sarà Piazza Chiarino, la consegna delle chiavi del cantiere anche del Duomo, che è una notizia straordinaria che aspettavamo da tempo. Insomma, si va ricomponendo questo puzzle di città, che non è solamente un intervento di natura architettonica, ma sono interventi che poi portano persone, che portano turisti, che riconciliano i cittadini con i luoghi storici del passeggio, della vita sociale, della vita commerciale, e questo si tradurrà in nuove opportunità economiche per chi ha deciso di investire nel centro storico, e parlo in particolar modo dei commercianti. A questo naturalmente va abbinato un lavoro che riguarda anche i parcheggi, anche la mobilità. Sono partiti i lavori dell'ascensore tra il megaparcheggio e via Le Rendina. A breve ci saranno anche delle novità rispetto al reperimento delle risorse per la riattivazione del Tapirulan, che non è un intervento da poco, parliamo di 1,5 milioni di euro. Qualcuno banalizza, non è sufficiente accendere un interruttore, schiacciare un interruttore, ma lì va fatto un lavoro profondo di revisione dell'impianto, perché è un impianto che necessita di manutenzioni e di certificazioni per la tipologia. Ci sarà la reintroduzione delle soste a pagamento per garantire un maggiore turnover dei veicoli. Stiamo lavorando su altre ipotesi di parcheggi di facile realizzazione, non è quasi nulla facile quando si parla di pubblica amministrazione, ma magari che ci consentiranno di fare dei parcheggi di scambio immediatamente a ridosso del centro storico, e fornire questi parcheggi delle navette che poi porteranno la gente in centro. È evidente che dovrà cambiare il concetto di vivibilità di una città, perché ci saranno necessarie delle pedonalizzazioni, perché i luoghi belli sono i luoghi dove i cittadini possono circolare liberamente, dove le famiglie possono circolare liberamente, dove i bambini possono giocare senza paura di avere le macchine intorno. Tutte le città moderne sono concepite in questo modo. Quindi tante novità, ma come punto fermo del suo mandato amministrativo le novità sono sempre ben collegate e radicate con la storia, storia e futuro che vanno a braccetto. Ma sì, lo ha detto benissimo la sovrintendente Cristina Collettini quando abbiamo inaugurato il cantiere dell'ascensore di Via Le Rendina. Noi siamo parte della storia e quindi dobbiamo essere in grado di conservarla, di preservarla, ma anche di migliorarla, perché la storia delle città, dei luoghi, delle nazioni è fatta di più periodi che si sovrappongono, talvolta in alcuni periodi addirittura viene eliminato quello precedente. Noi invece cerchiamo di mantenere la lettura delle epoche che si sono succedute, cercando appunto di mettere i miglioramenti necessari a far capire che c'è la traccia di un periodo importante come è stato quello della ricostruzione. Com'è questo legato alla ricostruzione senza trasfigurare
quello che di buono e di bello ci è stato lasciato. Grazie mille.